Benvenuti su Gamescore.it, qui è Nico che vi parla e oggi vi porto un video speciale dedicato a GeForce Now. La motivazione che mi ha spinto a realizzare questo video è semplice. In rete troverete molti youtuber, molti articoli realizzati da testate giornalistiche o da semplici blogger che parlano in modo unanime di un GeForce Now acerbo, di un servizio non ancora all'altezza della situazione. Allora, io non sono una voce fuori dal coro, allora io ritengo che effettivamente il servizio sia estremamente acerbo, che non sia assolutamente all'altezza della situazione, o perlomeno non è quello che potrebbe essere un qualcosa che vada effettivamente a sostituire una console per videogiochi o un PC gaming. Però ne parleremo meglio dopo. Adesso vi mostro più che altro cosa è compreso in questo servizio. Allora, il servizio si divide in due tipi di abbonamenti, cioè quello gratuito, dove si ha accesso al servizio, e la durata delle sessioni è di un'ora. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi potremo giocare per un'ora, dopodiché la sessione cade e bisognerà avviare una nuova sessione. Con questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi comunque possiamo giocare tutte le ore che vogliamo, però ogni sessione durerà un'ora. È una cosa brutta da dire, cioè immaginate di stare lì in una sessione di gioco nel più bello che scade l'ora e tic. Addio, chiusa la sessione. Purtroppo, ragazzi, per un servizio che viene offerto gratuitamente di cloud gaming, penso che sia il minimo. Invece, il servizio in abbonamento costa 5,49 euro, che è un prezzo comunque ottimo, è attualmente il servizio più economico disponibile. E cosa offre? Offre sessioni da 6 ore, qui non c'è scritto, però le sessioni comunque sono presenti, la differenza è che invece di durare un'ora, durano 6 ore. 6 ore sono tante, comunque continuative di gameplay. L'accesso prioritario. Accesso prioritario vuol dire che nel momento in cui, diciamo, gioca su un gioco, questo verrà avviato immediatamente, mentre nel servizio gratuito saremo costretti ad attendere una lista d'attesa, praticamente. Mentre per gli abbonati ci sono sempre dei server disponibili, per gli utenti che non hanno il servizio a pagamento vengono messi in una lista d'attesa fino a quando non si libera uno dei server disponibili. Poi, altra cosa, RTX On. RTX On vuol dire che nei nostri giochi ci sarà il ray tracing attivo. Questo vale soltanto per chi ha il servizio a pagamento. Periodo di lancio gratuito di 90 giorni. Questa è un'ottima cosa. Vuol dire che una volta effettuata la registrazione, una volta abbonati al servizio, dovremo comunque inserire una carta di credito o il nostro conto PayPal. Però il primo addebito di 5,49 euro avverrà dal terzo mese. Quindi noi i primi 3 mesi giocheremo in modo del tutto gratuito, avendo comunque a disposizione tutte le caratteristiche del piano in abbonamento. Questo 5,49 comunque viene detto che è un'offerta a tempo limitato. Ora non sappiamo se offerta a tempo limitato è relativo al costo di 5,99 o al periodo di lancio gratuito. Lo scopriremo sicuramente più avanti. Detto questo, bisogna fare comunque un confronto con quello che è l'unico concorrente attualmente disponibile sul mercato e mi riferisco a Google Stadia. Google Stadia differisce da GeForce Now per una caratteristica in particolare, la presenza dello store. Con Google Stadia, per giocare, dovremo acquistare i giochi sullo store di Google Stadia. Esattamente come facciamo su PlayStation, che acquistiamo i giochi su PlayStation, o
su Xbox che acquistiamo i giochi sullo store di Xbox, o su Switch che acquistiamo i giochi sulle shop. Quindi allo stesso modo anche Google Stadia al suo store bisogna acquistare i giochi da lì. Per GeForce Now non esiste uno store, noi acquisteremo i giochi dagli store attualmente disponibili su PC. Vi faccio un esempio. Avvia Steam e questo è il negozio di Steam. Se noi acquistiamo i giochi da qui, molto probabilmente li potremo eseguire anche su GeForce Now. Vi faccio vedere l'app. Allora, questa è l'app di GeForce Now. Nel frattempo sono in attesa per un server disponibile per Mad Max. Ragazzi, purtroppo il servizio gratuito ha questi limiti. Allora, questa è l'app di GeForce Now. C'è questa sezione in primo piano che mostra, diciamo, i giochi compatibili, parte dei giochi compatibili. Poi abbiamo la mia libreria, che è un qualcosa che mi sono dovuto costruire alla fine, praticamente ho dovuto inserire i giochi io manualmente, uno a uno. Questi sono tutti i giochi che ho a disposizione su Steam e sugli altri store per PC. Per esempio, Dauntless è presente sull'Epic Game Store, dovrebbe esserci anche Fortnite. Eccolo. E facciamo aggiungere alla libreria. Continua ed eccolo qui. Lo abbiamo aggiunto. Poi cliccando su gioca dovrebbe partire il gioco. Dovrebbe. Vero Mad Max? Allora, cosa voglio farvi vedere? Praticamente, se io devo aggiungere un gioco, come vi avevo fatto vedere, ho scritto Fortnite e ho aggiunto il gioco. Faccio un altro esempio. Batman. Mi escono i giochi. Se mi escono i giochi in questo motore di ricerca, vuol dire che questi giochi sono compatibili con GeForce Now e li posso aggiungere alla mia libreria. Ovviamente, giochi come questi Batman qui, dove c'è scritto gioco, li ho aggiunti alla libreria perché sono in possesso di questi giochi. Mentre Lego Batman, che non è un gioco che è in mio possesso, non l'ho aggiunto alla libreria semplicemente perché non avrebbe senso aggiungerlo alla libreria in quanto non dispongo del gioco e quindi non potrei usufruirne. Ci sono anche giochi che non sono compatibili con GeForce Now. Faccio un esempio. Se io cerco Tomb Raider, niente da fare, come vedete, nessun risultato. Se vado sulla mia libreria, ecco, Tomb Raider, avevo già fatto la ricerca precedentemente, ho sia Rise of Tomb Raider che Tomb Raider. Ah, si sta avviando il gioco. Vabbè, noi continuiamo qui a dialogare, vi mostro comunque l'app, ci sono le impostazioni. Che cosa fai? Ecco, queste sono tutte le impostazioni possibili. Come potete vedere, non c'è nulla di che. L'app è veramente molto acerba. Possiamo impostare il nostro streaming, possiamo impostare Discord per la chat vocale e poco altro. Che altro dire? Andiamo qui. Aspettate, vi spiego bene. Io non ho fatto nient'altro ora che per avviare il gioco sono andato sull'icona di Mad Max, ho pigiato gioca. Lui mi ha messo in attesa di un server disponibile. Una volta che ha trovato il server disponibile, si apre questa schermata. Come potete vedere, è lo sfondo di un desktop. Questo è lo sfondo del desktop del server di Nvidia. L'unica app dove io posso accedere è Steam, in quanto Mad Max è un gioco Steam. Fosse stato Fortnite, si sarebbe aperto l'Epic Store. Fosse stato un Assassin's Creed, si sarebbe aperto Uplay. Quindi dobbiamo digitare la password del nostro store. Questo è, diciamo, se volete, una piccola scomodità, però è necessario.
Dobbiamo quindi ogni volta loggarci al nostro store, al nostro Steam. Preparazione all'avvio di Mad Max. Faccio vedere, è proprio il mio Steam con tutti i miei giochi. Solo che, come potete vedere qui, è in esecuzione Mad Max. Vediamo se è vero. No, non è ancora partito. Purtroppo ci sono giochi, come vi ho fatto vedere, tipo Tomb Raider, che volendo potrei anche installare sul server, però non posso avviare. Questo non so se sia un limite del piano gratuito, magari con il piano abbonamento è possibile giocarci. Ok, è partito il gioco. Ragazzi, se sentite qualche suono strano di Windows, semplicemente sto collegando il mio controller wireless. Ok, collegato. Allora, cosa voglio portarvi in questo video? Vi voglio far vedere una cosa che a me personalmente ha stupito. Io sto giocando in cloud gaming con una normalissima ADSL, una 20 mega, che in realtà mi porta come portante 13 mega. Praticamente di effettivi me ne arrivano quasi 10. Nonostante questo, io riesco a giocare. Se non riesco a giocare in modo, diciamo, perfetto, riesco a giocare in modo discreto e penso che sia un qualcosa di sufficiente per la maggior parte dei videogiocatori. Immaginate un videogiocatore occasionale che magari non dispone di un hardware, di un PC adeguato al gaming, avere la possibilità di giocarci sul tablet, sullo smartphone, su un computer, un cartoccio di computer di 10 anni fa, di 15 anni fa, cioè sarebbe veramente una cosa fighissima. In realtà è quello che succede con GeForce Now. Allora, faccio riprendi partita in modo tale da evitare tutti i filmati di inizio gioco e vi mostro direttamente una sessione di gameplay. Anche per renderci conto di quello che è l'input lag e di quello che è il risultato ottenuto da una connessione, diciamo, vecchia, perché la DSL ormai è una connessione datata. Allora, noi dobbiamo raggiungere quel punto là. Ah, dobbiamo usare il binocolo. Come si prende il binocolo? Devo inquadrare lì, però. Good cover. Insomma. Perfect place to build a car. Dobbiamo andare lì. Ok. Come ci andiamo? Come, come, Saint. Yes, I have much to show you. Giustamente, ci andiamo in macchina. What is this place? You are in the outer Cerchiamo di grades. guidare bene, però. Over there. An ancient seabed. I'm not sure. No, but we are at the bottom. It doesn't get any lower than this. Ok, niente, filmati no, non li saltiamo. Vabbè, questi sono piccoli filmati di intermezzo. Il nostro covo. Perfetto. Che dobbiamo fare qui? When you're ready, Saint, my holy hideout awaits. Diamo una mano. Come, behold. Come and see, huh? Come, come and see, Saint. Huh? A dream, a hallucination become truth. The angel made steel by the fire that moves the piston.
where the tranny on all high, where the cam and the huge one blessed be, there she lies, the magnum opus. There she is. This ain't her car. It's just a mess of parts. No, no, no. She's knowledge from the numinous. Divinely inspired. She wills herself upon this world. Look! Allora, direi di saltare questo filmato, perché è inutile poi. Per quanto riguarda il nostro video. Dove dobbiamo andare? C'è un simbolino sulla mappa che indica lì. Ah, ecco. Ora è apparsa la nostra destinazione. We're low on fuel. Unfortunately, gas time comes the blessings of gasoline. We should find enough fuel for us to make it to the graveyard. Abbiamo pochissimo carburante. Andiamo lì prima, dai. Big steel gift box. What prizes do you hold? She's out of gas. Who you with? Ci attaccano? Sì. What happened to the throne? We'll suffer. Allora, come avete visto ragazzi, nonostante il gioco si basa su Quick Time Event, noi abbiamo avuto la reattività giusta per scansare, se non tutti, quasi tutti i colpi dei nostri avversari. Questa è una dimostrazione di come comunque l'input lag c'è, che sarei un po' certo a dire che non c'è l'input lag. Cosa ho fatto? Fai rifornimento. C'è, però comunque è un qualcosa di non così impeditivo alla fine. Un gioco che non è molto frenetico come questo Mad Max, alla fine è godibilissimo. Immaginate un GDR o uno strategico a turni. Veramente non si avrebbero differenze con una console o un PC gaming. E avevamo lasciato un punto. Ora la mappa non mi indica più, ma era qui se non sbaglio. Andiamo a curiosare. Sono solo rottami? Luogo saccheggiato al 100%. No, c'è. Ah, è vuota. Ne approfitto per farvi vedere le impostazioni grafiche. Allora, grafica. Allora, come potete vedere, il gioco è impostato a 720p, quindi solo HD, e non full HD che dovrebbe essere la risoluzione di default per questo servizio. Il motivo è ovvio. La connessione non è all'altezza e di conseguenza si è adeguata a quella che è la mia connessione, le impostazioni di risoluzione per il flusso video dello streaming. Mentre per tutti gli altri valori, come potete vedere, è tutto impostato al massimo, perché quelli non influiscono sulla resa finale
di quello che è lo streaming del gioco. Il trappolone. Nobody around. Their gate unguarded. The gasoline, Saint. One blast should split it wide open. So let's make this one count. Ok, dobbiamo far saltare in aria il cancello. Diamo fuoco. No! Mi sono fatto fregare, ragazzi. Alla fine ha tolto poca energia. Meglio così, dai. Ok, scansiamo qui. Forse un po' troppo. Ragazzi, qui l'input lag mi ha fregato. Fine, come ho detto, no, non è un qualcosa di precisissimo, però penso che per la maggior parte dei videogiocatori avere un qualcosa del genere sia più che soddisfacente. Aia. Oh. Sto andando a fuoco. Me la spengo. Esci dal veicolo. È il nostro amico che sta facendo? Ah no, ci sta aggiustando la macchina. Ah, sei un grande. Sei veramente un big. Qui ha scattato veramente tanto. È praticamente un negozio di catorci, di carrozzerie. Get the car in place down here. I'll lower the body onto it. Yes, 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 yes. She'll be ready, as I will. Oh, you'll be as grand on the outside. C'è qualcuno qui. Something here. Vogliamo i rottami. Maybe I could zip down this. Flashlight. In. Oh, abbiamo trovato una torcia. Perfetto.
perfetto. Still works too. C'è un punto rosso lì. Stiamo finendo in qualche trappola. Dell'acqua. Altri rottami. Spunzoni da tutte le parti. Rottami. Ok, andiamo a fare un po' di spesa. Scegliamo la nostra carrozzeria. Direi che è la più carina. È questa, sembra una Chevrolet, una Corvette. Però mi sa che l'auto originale di Mad Max è questa qui, quindi scegliamo lei, dai. Abbiamo fatto compere, dai. Allora, premere RB. Quale sarà RB sul mio controller? Non so. Ok. Lag, laggone. Ragazzi, questo è bello della diretta. Devo ammettere che i primi due giorni che ho provato il servizio si era comportato decisamente meglio. Vabbè, questo rende ancora più l'idea, magari in questo momento la mia connessione non sta andando in meglio di sé. Quindi avvalora, secondo me, ulteriormente la situazione. Dobbiamo scappare immediatamente da qui. Ah, il nostro meccanico veramente è un numero uno. Allora, usa LB più B per mirare e sparare punti deboli con il fucile. Invece XL per eseguire uno speronamento. Speronamento mi piace di più. No, mira al serbatoio. Com'era sparare? Ho dimenticato già. Ci siamo fatti male anche noi o sbaglio? Ah, e prendo sotto. Bellissima questa. Yes,
creatures of the underworld. Proviamo lo spronamento. No, niente. Vai, bellissima questa. Missione completata. Allora, ragazzi, che altro dire? Abbiamo visto come comunque il servizio, il gioco in alcune situazioni ha veramente delle interruzioni, ha proprio dei fenomeni di stuttering, chiamatelo lag, chiamatelo come preferite, ha proprio dei micro freeze durante il gioco. Ci sono delle situazioni in cui l'input lag interviene pesantemente e quindi magari si preme un tasto e non si ottiene alcun effetto a schermo, però alla fine dei conti, ragazzi, come avete potuto vedere, il gioco si fa giocare. Cioè, un gioco come questo, che non è super frenetico, nonostante ci siano i quick time event dove bisogna premere il tasto nel momento giusto, l'input lag c'è, ma non è così, diciamo, gravoso su quello che è il gioco alla fine. E il gioco rimane comunque godibilissimo. Ok, non è un gioco a pieno della risoluzione, non è in full HD, è solo HD. Però lo stiamo vedendo su un monitor grande. Immaginate questo gioco sullo schermo di un telefono, su uno schermo di un tablet, quello che noi consideriamo risoluzione bassa, in realtà in quel caso là, con su uno schermo piccolo, non influisce assolutamente, si vedrebbe comunque perfettamente. Se io avvio, che ne so, un The Witcher 3, magari si otterrebbe un risultato grafico migliore a quello di una Nintendo Switch. Ovvio poi che Nintendo Switch offre la possibilità di giocare il gioco in portabilità praticamente ovunque, senza la necessità di una connessione a internet, cosa che nessun servizio, anche il miglior servizio di cloud gaming con la migliore connessione dati mobile, potrà mai fornirvi alla lunga, perché diciamocelo chiaro, il 5G che stanno tutti pubblicizzando come la connessione dei miracoli, in realtà è tutto fuorché quello che dicono, perché se andate a vedere i piani di un abbonamento 5G costa 30 euro al mese, quindi una somma importantissima, veramente pesante, è molto più di una connessione fibra, e comunque sono giga limitati. Cioè, avere una connessione ultra veloce con 30 giga a me sinceramente fa ridere, perché se è ultra veloce io quei 30 giga li consumo in 3 ore e tutto il resto del mese che ci faccio poi? Quindi Switch è tutta altra cosa. Switch ha delle peculiarità che nessun'altra macchina e nessun altro servizio possono sostituire. Il cloud gaming è un'alternativa, quindi allo stato attuale tutti dicono che non ci siamo ancora con cloud gaming, io invece dico che ci siamo, perché se devo considerare che ho appena giocato a Mad Max con un servizio gratuito, in teoria senza avere un hardware adeguato, posso ritenermi più che soddisfatto di quello che ho appena fatto. Fatemi sapere se anche voi la pensate in questo modo e alla prossima. Ciao a tutti!